Ciao a tutti! In questo video realizzerò due mini album utilizzando delle buste da lettere. In commercio ce ne sono di tanti tipi e dimensioni, ma volendo ce le possiamo fare e vi mostrerò come. Vediamo due modi. Se come me avete una tavoletta per piegare le buste, basta regolarsi con la tabella. In questo caso voglio fare una busta di 11 x 14 cm, quindi mi serve un foglio di 20,5 x 20,5 cm e per poter tracciare la prima linea mi devo posizionare sulla scala a 9,2 cm. Traccio la prima linea. Poi ruoto il foglio. E per fare le seguenti tre linee, faccio combaciare la linea precedente con la linea guida. Rimuovo gli angoli e questi triangoli, facendo combaciare le alette al foglio. Non resta che piegare e incollare. Se invece non avete nessun attrezzo, partiamo da un foglio di 20,5 x 20,5 cm e segniamo i seguenti punti. Ora li uniamo in questo modo. Tagliamo gli angoli e i triangoli. Anche in questo caso non resta che piegare e incollare. Passiamo alla realizzazione del primo mini album. Questa sarà la busta che farà anche da copertina. La apro. Prendo una seconda busta, la apro, metto la colla sulla parte superiore e le incastro in questo modo. Prendo una terza busta e ripeto l'operazione. Continuo così fino a quando non avrò messo tutte le buste che desidero. Dopodiché prendo la parte superiore della prima busta e la incollo con l'ultima. In ogni pagina ho ottenuto una tasca che posso decidere di chiudere oppure di utilizzare inserendoci una foto o un biglietto. Non mi resta che decorare la copertina e il primo mini album è pronto. Per il secondo voglio ottenere un effetto a fisarmonica. In questo caso le buste le chiuderò man mano durante la realizzazione. Questa busta rimarrà in fondo all'album. Apro entrambe le buste sul lato sinistro. Sostituisco l'aletta sinistra dell'ultima busta con quella della busta che sta appena al di sopra e incollo. Mi troverò così con l'aletta della busta sottostante che metterò in quella sopra. Ripeto la stessa operazione, ma questa volta dal lato destro.
Continuo così per tutte le altre buste, ricordandomi di alternare il lato di apertura. Anche in questo caso ho ottenuto delle tasche che posso decidere di chiudere o di utilizzare. Chiudo la prima busta e ci aggiungo una decorazione. Anche il secondo mini album è pronto. Spero che questo video vi sia piaciuto e che torniate presto a trovarmi.